bambini, dunque sono nonno e quasi bisnonno. Dunque, io vi amo da morire, perché siete voi, sarete voi sicuramente la nostra continuità. Tanto mi dispiace che i signori che devono essere qui, le 10:30, io ho fatto l'anno per la vita, no? In tutta la vita. E lo sono anche fuori del campo sportivo. Quando si dice le 10:30, deve essere le 10:30. Perché tutti noi abbiamo... Dicono che sono un po' polemico, non sono polemico, dico le cose come stanno. Allora, le dico sempre, nel gioco del calcio, che è importantissimo in tutti gli sport, che lo sport deve nascere nella scuola. E qui ringrazio le maestre, ringrazio tutti voi, perché anche il calcio deve nascere nella scuola, come si fa nel basket, come si fa nella pallavolo, come si fa nel rugby, come si fa nel tempo. E un giorno verrò da voi, se me lo concederete, perché vorrei parlare poi delle regole, che ci sono delle regole del calcio. Il maggiore diceva che il ragazzo va educato nella culla. Voi, sicuramente, con i vostri insegnanti, siete nati anche per questo. Quelli che devono essere qui, dice merda, di media, però, voglio dire, scusatemi, se mi arrabbio un momentino. Comunque, al di là di queste cose non voglio fare polemiche perché è una festa. Vi ringrazio e spero che sia una festa radiosa, anche se qualcuno non rispetta gli orari. Grazie. Il maestro, eh? Allora, maestro di quelli severi. Abbiamo, no, facciamo parlare anche Giuseppe Squar, c'è un altro della grande tifoseria, adesso lui è un filosofo del calcio, però devo dire che è stato uno di quelli che andava a fare tifo nello stadio e applaudiva i giocatori. Allora, Giuseppe, spiace importante, cosa dice questi bambini? Io ho sempre detto che i tifosi vanno coltivati quando sono piccini, perché bisogna tifare con il Parma, con la propria squadra, la propria città, è molto importante. Molti lo so che tifano per altre città, però secondo me è adesso che diamo l'imprinting, cioè l'impronta. No, ma ci vado ancora, eh. Fai ancora? sempre anche io. No, per me, mi ricordo quando ero, tu hai detto, è importante tifare la squadra della propria città e non altre squadre. Per me queste iniziative sono importantissime. Mi ricordo quando ero un bambino come voi, il Parma Calcio non era in Serie A. Il Parma Calcio, io non credo che parlo quando ero un bambino come voi, ed era in Serie, allora si chiamava Serie C oppure Serie B. E avevo la mia squadra, la mia simpatia in Serie A, ma ti parlo il Parma Calcio. Quando il Parma Calcio è andato in Serie A ed è stato un grandissimo traguardo, ho abbandonato la simpatia per le squadre metropolitane, per le squadre delle grandi città, e ho iniziato a tifare esclusivamente il Parma, ed è una grande fortuna, ricordiamocelo, avere, anche se una città piccola, provinciale, però una squadra in Serie A. E queste iniziative per me sono importantissime perché vi aiutano a capire cos'è che l'importanza è tifare la squadra della propria città, essere orgogliosi di avere una squadra di calcio che tra l'altro, ve lo ricordo, ha 98 anni, fra gli appena compiuti, perché li compie, è nata il 16 dicembre e fra 2 anni festeggeremo tutti insieme una squadra di 100 anni, ce ne sono tante di città che hanno una squadra che raggiunge il secolo di vita, ma non in tutte le città, ed è un traguardo molto importante anche questo. Un'altra cosa, che come tifoseria del Parma Calcio, come tifosi del Parma Calcio, una cosa che c'è sempre contraddistinto, che c'è sempre caratterizzato, è la correttezza. La correttezza allo stadio il giorno della partita. Si tifa la propria squadra, non si tifa contro l'avversario, e si può anche sbeffeggiare l'avversario simpaticamente, esclusivamente simpaticamente. E c'è un premio che tutti gli anni in Serie A, ma anche in Serie B, danno alle tifoserie più corrette. Anche quest'anno, lo scorso campionato, quello che è terminato la scorsa primavera, la tifoseria del Parma Calcio se lo è aggiudicato, lo ha vinto. Penso che sia molto importante anche ricordarlo, e il presidente del Parma Calcio l'ha ritirato pochi mesi fa, secondo me è anche giusto che sia condiviso da tutti. Va bene, grazie, bambini, un applauso, dai, forza!